Ragazzi, di nuovo insieme. Allora, quello che avete visto all'inizio di questo video è una mia sorta di tutorial su come fare, su come esercitarsi sui fill, quindi su delle frasi brevi in un brano, insomma, durante dei momenti di una canzone. Allora, mi riferisco al video che trovate a questo link di un po' di giorni fa, sotto al quale una delle fan storiche del mio canale, Silvia, mi ha commentato, mi ha fatto questo commento, lo leggo, a parte complimenti. Sarebbe molto utile una lezione a riguardo. Come hai sviluppato questa tecnica di sedicesimi, ghost, staccato? Come pensi, tra virgolette, feel? Come pensi per improvvisare su questi accordi? Grazie. Allora, questa è una domanda interessante, perché allora questa base... Partiamo con ordine, perché le domande sono diverse. Allora, cerco di rispondere a tutto. Innanzitutto la base è composta principalmente, come sentite, funk a tutti gli effetti. E per quel video lì mi ha preso voglia di ispirarmi ai miei bassisti principali di riferimento. Quindi non solo Jaco, in primis lui, ma ad esempio The Tower of Power, Alain Caron... e altri. Ho fatto una specie di diffusione delle mie passioni. Tra l'altro Tower of Power, io questo magari non lo sa nessuno, ricordo che li scoprì quando ancora Giacomo non sapevo che esistesse, quindi proprio agli albori della mia, dei miei studi sul basso, mi fece scoprire forse il mio primissimo insegnante, e lì che mi appassionai il funk e tutto il resto. Quindi Tower of Power direi in questo caso al primo posto, anche se poi Giacomo ovviamente ha avuto il sopravvento. Comunque è stato un videino fatto così su una base, su una delle tante basi che utilizzo appunto per esercitarmi. Allora, è composta da tre sezioni, tutti accordi di settima, considerateli anche di nona, quindi accordi dominante. La prima sezione è Mi settima, quindi tonica terza maggiore, quinta giusta, settima minore. Ho già parlato in molti video dove argomento anche l'armonia musicale della l'importanza di questi accordi, di tutte le migliaia, veramente io sono tantissimi anni che sono ancora, devo capire quante opzioni abbiamo per improvvisare, appunto per fare fill su questi tipi di accordi, questo tipo di accordo è dominante. Quindi nel caso di Mi abbiamo Mi, Sol diesis, Si, Re. Ovviamente la prima cosa che faccio è andarmi a studiare l'arpeggio, la quadriade, su tutta la tastiera. Io posso arrivare qui perché il mio basso ha 20 tasti e 4 corde. Ora non mi ricordo il numero di battute, comunque tipo 16, qualcosa del genere. Poi va in Fa, quindi è anche un brano carino perché Fa settima con Mi settima, armonicamente parlando, non ci incastra niente. Quindi è una specie di brano modale, se ci pensate bene. Il Fa settimo, Fa nona, comunque ha gli stessi gradi, gli stessi intervalli, quindi del Mi, sempre un accordo quindi settima. Quindi Fa, La, Do, Mi bemolle, stessa cosa, me lo vado a studiare, eccetera, eccetera. Poi c'è la parte C che è Re, quindi ancora un accordo un po' particolare, infatti mi piace molto questa base, trovate sotto nella descrizione. Quindi Re, Fa diesis, La e Do, ok? Quindi i tre accordi sono questi, si ripetono. Per quanto riguarda sedicesimi, appunto,
Tra i tanti tipi di studio che ho fatto, ora io sono veramente lusingato da questi complimenti, ma non solo di Silvia, che ringrazio, ma di tanti, tanti amici bassisti che ultimamente veramente mi emozionate. Io non credo di, cioè, non vedo in me tutta questa tecnica, questi sedicesimi così perfetti, queste ghost staccate, eccetera. Però comunque faccio finta che sia vero. E soprattutto sull'improvvisazione io mi sento veramente una schiappa. Comunque io vi ringrazio, vi dico qual è il mio approccio. Allora, appunto, utilizzo tantissimo nella mia, diciamo, giornata di studio, che ora non sono più giornate, ma ai tempi erano giornate e nottate di studio, in cui prendevo queste basi. E appunto, se sentite l'andamento della batteria è perfetto perché sentite Charles, eccetera, eccetera. Quindi non mi dilungo troppo, però la prima cosa da fare è ascoltare la batteria. Inizio, mettiamo questa base, metto solo la parte in mi, così non ci confondiamo con gli accordi. Anche senza suonare, ho staccato. I sedicesimi, scusate. Allora, innanzitutto una cosa è farli su una corda sola, quindi prendiamo il Mi, che suonerà qui. Questa è la mia posizione preferita. Intanto questo. E farli su una corda sola. Il punto è provare a farli su due o tre corde. Proviamo una scala. Scala misolidea di Mi. Quindi ci sono anche gli spostamenti da una corda all'altra che rendono più difficile. Cosa che faccio molto appunto è inventare semplicissimi riff, chiamiamoli così, e farli in loop. E allenarmi, 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 scale, pattern. All'infinito veramente. Le ghost. Vado sul Mi e non suono, faccio solo ghost. Io mi aiuto, suono molto vicino al ponte, mi vengono meglio. Poi cambio corda. Inizio a inserire note. Sentite la differenza, ad esempio, tra un punto, un riff senza ghost. Giocare anche col ritmo, anticipo, fave.
Così che lavoro soprattutto sulla mano destra, ma non solo. Ad esempio, Tower of Power, lo staccato suo classico, la mano sinistra, che non conosco bene questa tecnica, però si aiutava molto con la mano sinistra. Ma non staccato verrebbe così, sedicesimi. Staccati. Vuole tanto ascolto di Tower of Power, anzi ora mi metto lì, metto qualche disco. Poi per l'improvvisazione, allora spingiamo un attimo la base. L'improvvisazione qui è, come dicevo prima, all field. Comunque si può usare un'infinità di soluzioni, quindi di arpeggi, di sostituzioni. Ci sarà chi, qui è sempre questione dei gusti, lo premetto sempre, chi adorerà la pentatonica maggiore. Io su questo tipo di accordi penso di non usarla mai. Chi adorerà quella minore, a scala blues, chi adorerà altri tipi di scale. Allora, qualche soluzione, anzi, il primo consiglio è quello di prenderne una per volta, mettere la base e farsela entrare prima nelle orecchie, perché ci sta, come è successo a me tante volte, che per abituare il mio orecchio ad una nuova sonorità, quindi ad una scala che non avevo mai usato, comunque non usato su un determinato accordo, ci volesse un po' di tempo, perché non è detto che primo impatto una cosa nuova, a volte ci vuole un attimo per... quindi date tempo, anche se all'inizio vi sembra tutto oddio cos'è questo, magari poi vi piace, oppure magari poi vi fa cacare. Quindi per esempio le soluzioni vi dico io, soprattutto quando sono questi generi qui, funk, che poi è comunque una fusione tra elementi dal jazz e tanto altro, quindi ci sono anche gli approcci cromatici, quindi lì non si tratta nemmeno più di scale, ma di cromatismi, note completamente strane all'armonia. Comunque, come riferimento, prendetelo molto molto con le molle, quello che utilizzo di più io, quello comunque che si può utilizzare su questi accordi qui, a parte l'arpeggio, ad esempio la quadriade ci sta benissimo, indubbiamente, quadriade, in questo caso parlo di me, allora scala misolidia, la sua per eccellenza, quindi mi, quindi una scala maggiore con la settima minore, non è nient'altro che questo, quindi mettete lì con la base, le varie diteggiature come ho spiegato tante volte. E poi provate piano piano a farci dei piccole frasi, usate dei frammenti. Questo usato a scala misolidea, per esempio. Ricordarsi cosa faccio, però la vedo su tutta la tastiera, perché l'ho studiata tanto 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 tanto, tutte le tonalità, tutte le posizioni, tutti i modi possibili, che quando suono è come se vedessi, avessi una mappa di tutte le scale su tutta la tastiera. Quindi in questo caso qui sono andato a colpo sicuro, vedevo questa scala, oppure ancora più orizzontalmente. Un'altra cosa utile è inventare un fill e farlo in diversi modi. Cambio posizioni, eccetera. È tutto utile, è tutto utile. Quindi provate la scala misolidea.